Allora, oggi qui a Firenze, in Toscana, stiamo riaffermando le ragioni della protesta che è cominciata i primi di dicembre. Noi siamo in presenza di un profilo professionale particolare, strategicamente fondamentale per lo sviluppo del nostro paese, che vede messa in discussione la propria struttura stipendiale. Siamo in presenza di personale che dovrà rendere fra i 5 e i 7 mila euro per un taglio, diciamo, a posteriori che l'amministrazione ha deciso, e soprattutto siamo in presenza di un'amministrazione che non ha dimostrato interesse a mettersi a un tavolo per discutere di come risolvere questo problema. Tutto nasce anche dal fatto che le condizioni di lavoro di questo personale si stanno aggravando. Le scuole chiaramente si stanno accorpando, diventano scuole sempre più complesse. Il lavoro ha anche dei risvolti che hanno, come dire, rilevanza di carattere penale, civile, con una responsabilità pazzesca. E in particolare in Toscana ci troviamo in questa situazione di scuole, a reggenza, un altissimo numero. Sono 104. Abbiamo in essere, il rifacimento del concorso del 2011, non ancora concluso. E quindi siamo in una situazione di sbandamento, dove accanto a questi problemi abbiamo un'amministrazione totalmente incapace di dare una risposta. Segnalo che da 15 mesi la Toscana è senza direttore scolastico regionale, che è una cosa veramente assurda in una regione come la Toscana, che noi pensiamo sia una delle più importanti in termini quantitativi e qualitativi. Al di là della nomina del nuovo direttore generale, che cosa chiedete alla regione? Allora, noi chiaramente alla regione chiediamo una presenza politica. All'USR noi chiediamo di farsi portavoce come dire, delle esigenze della dirigenza della Toscana, e soprattutto da qui, e chiederemo al prefetto, salendo su, chiederemo un impegno affinché il governo apra immediatamente un tavolo di trattativa sulla condizione del lavoro della dirigenza scolastica. Chiederete più risorse? Chiaramente chiederemo più risorse, perché non è possibile che qui si faccia più cose di prima. Questo vale in generale nell'amministrazione pubblica, con meno risorse. Quindi qui c'è un problema, perché soldi noi vediamo, e quando si vogliono i soldi si trovano. Per cui si tratta di mettersi a un tavolino e discutere di come si può fare.